Ciao Clovers, innanzitutto buon anno! Il primo video del 2022 non sarà il consueto video sulle letture migliori dell'anno scorso, quello lo farò, però nel frattempo ho deciso che era meglio prima parlarvi delle mie ultime letture, quelle dell'ultimo mese e mezzo circa, ovvero dalla seconda metà di novembre e tutto il mese di dicembre. Come sempre per comodità ho diviso i libri in macro generi e parto da due romanzi veramente famosissimi, letti tramite i miei gruppi di lettura, romanzi di un autore amatissimo che purtroppo ci ha lasciati prematuramente ed è stata una perdita pazzesca per tutta la letteratura mondiale. Forse capirete già da questo di chi vi sto parlando, ma di Carlos Ruiz Zafón. E il libro di cui vi parlo è L'ombra del vento. Ovviamente il secondo libro di cui vi parlo sarà anche Il gioco dell'angelo, perché nel mio gruppo di lettura stiamo leggendo tutta la quadrilogia del cimitero dei libri dimenticati. E novembre e dicembre sono stati mesi dedicati all'ombra del vento e al gioco dell'angelo. Ma partiamo con ordine con L'ombra del vento. Questa per me è stata una rilettura a distanza di 12 anni, perché avevo già letto questo libro famosissimo, ovviamente, e all'epoca mi era piaciuto molto, ma non ero a conoscenza del fatto che L'ombra del vento facesse parte di una serie, diciamo, e quindi i libri successivi non l'avevo mai letti, e quindi ne ho proprio approfittato per organizzare un gruppo di lettura che prevedesse la lettura di tutti e quattro i romanzi, così finalmente riesco a leggerli. Ed è stato quindi anche un pretesto per me per rileggere L'ombra del vento a distanza di tanti anni. Penso che la maggioranza di voi che mi state seguendo, L'ombra del vento l'avrà già letto, ma se invece non l'avete mai letto, io vi consiglio caldamente di farlo. Perché a distanza di ben 12 anni dalla prima lettura, posso dire di aver apprezzato la storia, le bellissime suggestioni e la malinconia velata di Zafón ancora di più rispetto alla prima lettura. L'ombra del vento è un romanzo ambientato a Barcellona nell'immediato dopoguerra, con preponderanza di clima grigio, nebbioso, piovoso e autunnale, e con tantissimi richiami alla letteratura e all'architettura gotica. Possiamo definire L'ombra del vento come un romanzo mystery e di formazione, dove il giovanissimo protagonista, Daniel, trova un romanzo e leggendolo gli piace così tanto, si innamora così tanto di questo romanzo che poi vorrebbe leggere altro dell'autore. Del resto, tutti noi lettori, quando rimaniamo folgorati da un romanzo, andiamo subito alla ricerca di altri libri dell'autore che l'ha scritto. Ma in questo caso Daniel scopre che la sua è l'unica copia del romanzo in circolazione e che dietro l'esistenza dell'autore si cela un mistero di grandissima portata. E tutto il libro è in pratica strutturato come un grandissimo labirinto con storie dentro alla storia per arrivare alla verità. L'ombra del vento in pratica è un romanzo che celebra l'amore verso i libri e per noi lettori è difficile rimanere indifferenti al fascino che questa storia sprigiona. È stata una lettura appassionante, avvincente, con personaggi indimenticabili, personaggi da amare o da odiare, ma che non possono mai rimanere indifferenti, e poi la storia è talmente ricca di mistero e di intrighi che si viene proprio indotti a leggerla tutta ad un fiato. Come già vi avevo detto, questo libro 12 anni fa mi era piaciuto tantissimo e con questa rilettura l'ho apprezzato ancora di più. 5 stelline su 5 ribadisce proprio il mio apprezzamento totale verso questo romanzo. Il gioco dell'angelo invece si colloca come secondo libro della tetralogia del cimitero dei libri dimenticati, ma si piazza invece prima dell'ombra del vento come linea temporale, diciamo, perché la storia si svolge sempre a Barcellona, ma dal 1917 agli anni 30 circa. Il protagonista è, per ovvie ragioni, diverso e anche i personaggi secondari sono per la maggior parte tutti diversi, tranne due o tre personaggi ricorrenti in entrambi i romanzi, che però qui ritroveremo nella versione più giovane. E nella storia ritroviamo anche la bellissima e storica libreria Sempere e Figli, e ovviamente troviamo anche il cimitero dei libri dimenticati, che è proprio la costante di tutti i libri appartenenti a questa serie. Anche in questo romanzo i libri hanno molta importanza perché il protagonista stesso è uno scrittore frustrato che non riesce a far conoscere al pubblico il suo talento, dato che i suoi editori praticamente lo costringono a seguire il suo contratto e a scrivere quello che vogliono loro, e quindi lui non riesce a dar spazio alla sua creatività. Ma in questo
questo romanzo, non tutti i libri si dimostrano essere salvifici e amabili come avveniva nell'Ombra del Vento, ma anzi si rivelano essere anche maledetti e pericolosi. Inizialmente la storia sembra seguire i binari del realismo, però andando avanti con la lettura succedono cose molto strane e la storia si rivela essere più esoterica e paranormale rispetto a ciò che immaginavo e rispetto anche all'Ombra del Vento, perché mentre nell'Ombra del Vento il paranormale era alla fin fine soltanto una suggestione e i misteri trovavano una risposta concreta, nel Gioco dell'Angelo si termina la lettura con molti dubbi e con la consapevolezza che non tutto può trovare una soluzione reale, concreta. La storia infatti risulta a metà tra reale e irreale ed è una storia eterea e con scene che sfociano anche spesso nella violenza e nell'horror. Gli scenari sono davvero molto molto cupi e riprendono in pieno gli elementi della letteratura gotica e in più vi è anche la presenza di elementi paranormali ed occulti. Una tipologia di romanzo che personalmente rientra in pieno nei miei gusti e mi ha affascinata parecchio. Forse avrei giusto preferito un finale un po' più chiaro, però è stata una lettura pazzesca e suggestiva che mi ha tenuta con gli occhi incollati alle pagine, esattamente come L'Ombra del Vento. Anche se i due libri messi a confronto sono un po' come il giorno e la notte, perché L'Ombra del Vento è assolutamente il giorno, mentre Il Gioco dell'Angelo è la notte. Il Gioco dell'Angelo io sono riuscita ad amarlo proprio allo stesso modo rispetto all'Ombra del Vento e lo giudico anch'esso 5 stelline su 5. E adesso passo ad un romanzo di narrativa ma con ambientazione contemporanea, Nascondersi di James Fontaine, edito per Pidgin Edizioni. Si tratta di un romanzo breve contemporaneo della lunghezza di un racconto circa ed è praticamente un frammento di vita di un'estate narrato dal punto di vista di una ragazza appena adolescente che si trova in un momento molto delicato della sua crescita. Il momento in cui il suo corpo cambia e le sembra che non sia neanche più di sua proprietà ma di tutti gli altri, perché gli altri si sentono sempre in diritto di farla sentire in imbarazzo e sempre inadeguata. La narrazione risulta tagliente e asettica, composta da frasi brevi e secche che vogliono dare risalto al senso di solitudine della protagonista. Tra lavoretti estivi e una situazione familiare un po' triste, l'estate prosegue uguale giorno dopo giorno. Vi è l'odio per il conformismo, lampi di pensieri critici e intelligenti che però vengono anche messi un po' da parte dal desiderio pressante di relazionarsi con i coetanei a qualunque costo, nonostante le delusioni e le falsità. Una storia che sembra voler gridare incomprensione e diversità, ma caratterizzata anche dalla tipica contraddittorietà dell'adolescenza in una spirale di compromessi per il quieto vivere, che cercano in definitiva soltanto di fagocitare il senso di immobilità e di inadeguatezza costante. È stata una lettura molto introspettiva e veloce, ma caratterizzata da una storia del tutto statica, che non vuole dare morali o soluzioni, ma vuole soltanto rappresentare uno scorcio esistenziale in un momento preciso, senza inizio e senza fine. Personalmente l'ho trovata una buonissima lettura, ho amato lo stile particolare dell'autrice e la sua visione delle relazioni sociali. È sicuramente un'autrice da tenere d'occhio, ha un potenziale pazzesco, anche se secondo me non l'ha sfruttato appieno in questo libro. Il mio voto di gradimento è di 3 stelline e mezzo su 5. È una lettura che non consiglio a chi cerca storie tradizionali, perché questa davvero non lo è. Storie che portino da qualche parte, ecco, questa storia non porta da nessuna parte, ma la consiglio invece tantissimo a lettori sperimentali, aperti a esercizi di stile e interessati alla tematica dell'inadeguatezza. Adesso cambio genere e vi parlo di libri di genere horror, thriller e mystery e inizio a parlarvi di Natale con i fantasmi, che è una raccolta di racconti edita Neri Pozza. Una raccolta di 8 racconti paranormali e horror di 8 diversi autori inglesi. La peculiarità di questa raccolta è che tutti gli autori sono contemporanei, ma si cimentano in storie con ambientazione ottocentesca, che a mio avviso rende tutto più interessante. Non fatevi però ingannare dal titolo italiano di questo volume, perché il titolo originale è diverso e spiega un po' meglio l'origine di questa raccolta.
il titolo originale è The Haunting Season 8 Ghostly Tales for Long Winter Nights, ovvero sono racconti accomunati da un'atmosfera invernale, ma il Natale non è l'elemento centrale, anche se in alcuni racconti c'è. Però ad esempio nei primi due racconti il Natale non viene neanche menzionato, mentre negli altri racconti il Natale viene sì menzionato, ma non è protagonista delle storie, fa soltanto da sfondo come periodo dell'anno. I racconti che ho preferito sono stati il racconto numero 2, quello di Imogen Hermes Gower, che narra di una donna in fuga che sceglie come rifugio una vecchia dimora di famiglia che si rivela poi essere infestata. E poi mi è piaciuto tantissimo anche il racconto numero 4, quello di Jess Kidd, che narra di un fotografo commemorativo che si invaghisce di una giovane ragazza morta e che viene manipolato dal suo spirito. Ma anche gli altri racconti mi sono piaciuti perché hanno scenari molto suggestivi, con case infestate e spiriti di ogni tipo e con ogni tipo di intenzioni, sia buone che cattive. Racconti che spesso narrano anche di ossessione e con risvolti parecchio disturbanti. Alcuni di questi racconti mi hanno davvero stupita, ma in positivo perché io amo molto il genere. Diciamo che su 8 racconti 6 mi sono piaciuti molto, mentre 2 purtroppo non mi sono piaciuti. Ma perché quei due racconti li ho trovati proprio come due note stonate che mal si armonizzavano con il resto dei racconti. Il mio gradimento per questa raccolta è di 4 stelline su 5, perché a parte quei due racconti che purtroppo non mi sono piaciuti, gli altri meritavano davvero tanto e anzi, se non fosse stato per quei due, probabilmente gli avrei assegnato un voto più alto. Poi passo al genere thriller con C'era due volte di Fran Tillier e Lito Fazzi. Premessa, questo thriller viene proposto come storia autoconclusiva e non facente parte di serie, ma in realtà non è così, perché è una storia legata a doppio filo con il manoscritto, pubblicato per la prima volta 2 anni fa, nel 2019. Nonostante non sia corretto classificare questo come sequel, di fatto il manoscritto e C'era due volte hanno talmente tanto in comune che la cosa migliore sarebbe leggerli insieme, prima il manoscritto e subito dopo C'era due volte. Io avevo letto il manoscritto 2 anni fa, appena uscito, e sono stata molto in difficoltà a capire i vari collegamenti tra i due libri, che ci sono palesi, ma sono difficili da ricordare se la lettura è avvenuta tanto tempo prima. Come tutti i libri di Tillier, anche C'era due volte è una storia tremendamente oscura e malata, ancor più del solito oserei dire, e ho avuto la sensazione che qui abbia praticamente svalicato il limite del surreale. Un po' va bene, ma poi il troppo stroppia e l'estremizzazione eccessiva questa volta non l'ho apprezzata in pieno. Tuttavia ciò che rende la lettura magnetica, perché è stata una lettura davvero magnetica, non è tanto la storia in sé, le parti thriller o i personaggi, ma è il mistero che si cela dietro la storia. Si parte da un rapimento di una giovane ragazza per poi proprio scoperchiare un vaso di Pandora con dei risvolti così tanto ingarbugliati che più si va avanti con la lettura e più tutto si complica. Non è assolutamente un thriller d'evasione o di intrattenimento, non consiglio questo libro a chi vuole staccare la spina magari dopo una giornata lavorativa pesante o stressante, ma piuttosto a chi vuole tenere molto molto acceso il cervello e mettersi proprio alla prova con un rompicapo doc. Un rompicapo che anche dopo aver concluso la lettura vi terrà la mente impegnata per giorni e giorni ancora per cercare di decifrare tutti i vari elementi e di scoprire la verità. Tillier è uno dei miei autori preferiti e sia il manoscritto che il sogno li avevo votati 5 stelline su 5, tuttavia con C'era due volte non è scattata purtroppo la stessa scintilla, ma perché è stato un thriller davvero esageratamente cervellotico e in definitiva il finale non sono riuscita a decifrarlo del tutto. Anche dopo tantissimi ragionamenti e dopo aver confrontato le mie idee con quelle di altri lettori, ci sono sempre comunque dei particolari che non tornano a nessuno, non soltanto a me. A malincuore il mio voto di gradimento al libro è di 3 stelline e mezzo su 5, che è comunque un voto positivo, però avrei veramente voluto dargli un voto maggiore, ma è stato davvero frustrante terminare la lettura
e avere così tanti dubbi e avere così poche risposte, ecco. Poi ho letto Il superstite e Follia profonda di Wulf Dorn e di Tichor Baccio, e questi due libri li ho letti tramite i miei gruppi di lettura, e sono due romanzi thriller che condividono lo stesso protagonista e anche alcuni personaggi. Ed è perciò meglio, anche se non proprio fondamentale, leggere prima Il superstite e poi Follia profonda. Parto dal superstite, ovviamente. Il superstite, a differenza degli altri libri dell'autore molto incentrati sul genere thriller psicologico, parte invece come dramma familiare. Una storia davvero sconvolgente e realistica che mi ha appassionata e coinvolta emotivamente fin dalle primissime pagine. È la storia di un ragazzino che sarà costretto a crescere con il senso di colpa per ciò che di brutto è successo alla sua famiglia. E l'ho trovato davvero un romanzo profondo da questo punto di vista. Mi ha spiazzata, ma in positivo, perché dall'autore non mi aspettavo di partire con questo presupposto. Poi la storia unisce al dramma anche la parte thriller psicologica, che è proprio il genere preferito dell'autore, tipica degli altri libri dell'autore, e la storia ha poi un mistero che si va via via infittendo e che metterà a durissima prova il protagonista. Non tutto delle risoluzioni finali riguardanti la parte thriller funziona, e questa è l'unica pecca che mi sento di evidenziare, perché per me è stato un bellissimo libro, per il resto diciamo che è stato proprio il mio libro preferito dell'autore. Mentre Follia profonda è ambientato circa un anno dopo i fatti che succedono nel superstite, ed è invece un thriller psicologico puro che parte e finisce come thriller psicologico, e in cui quindi manca tutta la parte relativa al dramma familiare che tanto avevo apprezzato nel libro precedente. E forse anche a causa di questo il mio coinvolgimento emotivo ne ha risentito. La storia thriller però è molto interessante e magnetica, tratta della tematica dello stalking, e dal punto di vista del thriller, quindi la storia funziona ed è ricca di suspense e colpi di scena che non danno proprio tregua fino alla fine. Il finale però non l'ho apprezzato in pieno, perché è uno di quei finali davvero sconvolgenti, ma per me anche assolutamente assurdi, che non reputo del tutto credibili, ma sono proprio quei finali che vanno per la maggiore nei thriller psicologici e che sembrano essere tanto apprezzati dalla stragrande maggioranza dei lettori. Quindi in realtà penso di essere io ad avere dei problemi con questi tipi di finali così tanto esageratamente psicologici che sfociano quasi nel fantasy, a mio avviso. E quindi la mia valutazione su questo finale, che non mi ha convinta, è puramente soggettiva. Ricapitolando, tra i due libri ho preferito Il superstite, a cui assegno 4 stelline e mezzo su 5, perché a mio avviso è scivolato un pochino sul finale, altrimenti gli avrei anche dato 5 stelline, mentre Follia profonda lo giudico 3 stelline e mezzo su 5. Perché storia thriller a parte, che anche qui è stata ottima, a parte il finale, però in questo libro mi è del tutto mancato il coinvolgimento emotivo con il protagonista, e l'ho trovata una storia molto più fredda e calcolata. Comunque non è affatto una novità che i libri di questo autore non mi soddisfino in pieno sul finale, perché tutti i libri che ho finora letto di questo autore non mi hanno soddisfatta appieno sul finale. Questo è proprio uno dei difetti su cui l'autore dovrebbe proprio lavorare. Comunque, se cercate l'intrattenimento potete andare sul sicuro, perché quello è davvero assicurato. E passo adesso al genere fantasy con La principessa testarda e Il principe pezzato di Robin Hobb, edito Fanucci. Questa è praticamente una novella prequel della trilogia di Lunga Vista e di tutti gli altri romanzi collocati nel Regno dei Sei Ducati, un mondo di fantasia stupendo, di stampo medievaleggiante, con castelli, re, regine, ducati e quant'altro. Il tipo di magia presente in questa serie è di tipo soft, diciamo, perché non vi è una magia di tipo molto palese, e sono libri anche adatti per lettori non proprio avvezzi al 100% al fantasy. La magia che troverete è più di tipo mentale e si divide tra l'arte, ovvero la capacità di connessione mentale tra gli esseri umani, e lo spirito, ovvero la capacità di connessione mentale tra animali e umani. Però chi ha già letto la trilogia di Lunga Vista e le serie successive sa bene che in questa storia la magia dello spirito non è ben vista e anzi è bandita dalla legge.
legge del mondo in cui è ambientata la vicenda. E in questa novella prequel assisteremo appunto alle origini di questo screzio con la magia dello spirito. Quella di questo libro è una storia strutturata come una confessione e ha il dovere di enunciare con verità assoluta cosa successe esattamente in un certo periodo nella famiglia reale dei Lungavista, che è una delle famiglie regnanti a capo dei sei ducati. È stata una buonissima lettura con uno stile di scrittura molto fluido che da sempre caratterizza l'autrice e per me, che ho già letto la trilogia dei Lungavista e la successiva trilogia, è stato davvero un piacere ritornare alle stesse ambientazioni. Mi sarei forse aspettata una storia un pochettino dalle vibes più positive, perché la storia di questa novella è davvero triste, ingiusta, ricca di violenza, fraintendimenti e paura verso il diverso. Ed è stato un po' come leggere proprio una favola amara, che però mi ha fatto capire molto di più la motivazione dei dissidi e delle incomprensioni che si trovano nei romanzi successivi. E quindi io l'ho trovata una storia davvero interessante, se letta proprio con il presupposto di approfondire una questione già conosciuta. Ed è per questo motivo che io non consiglierei la lettura di questa novella prequel come prima lettura dell'autrice, ma io la consiglierei come lettura successiva almeno alla trilogia di Lungavista, perché la trilogia di Lungavista è composta da tre romanzi stupendi, proprio una storia davvero appassionante, magnetica. Io vi garantisco che se inizierete a leggerla ne rimarrete entusiasti, mentre questa novella prequel rimane una buonissima lettura, ma integrativa, che tuttavia appunto non rende giustizia alla bellezza della trilogia, quindi io non partirei da qui. Il mio gradimento è stato di 3,5 stelline su 5. Poi ho letto di Una storia di due mondi di Michel Feybar, edito per La nave di Teseo. Si tratta di un romanzo fantasy per ragazzi con una premessa davvero carina e intrigante. Avete mai pensato a cosa potrebbe succedere se all'improvviso scomparisse una lettera dell'alfabeto? In questa storia è la lettera D a scomparire all'improvviso, prima dalle conversazioni, poi dai cartelli e poi scompaiono persino gli oggetti, gli eventi, ma anche gli esseri viventi, il cui nome comune inizia per la lettera D, come ad esempio i dalmata o i derby. La protagonista è una ragazzina di nome di Kilo, il cui nome è stato quindi poi tagliato in Ichilo, che decide di partire in missione in un mondo parallelo al nostro, un mondo fantastico popolato da varie creature fantastiche, amichevoli e non amichevoli, e che sembra essere proprio il colpevole della scomparsa della lettera D. È stata una lettura davvero piacevole e fantasiosa, perfetta per l'inverno, perché le vibes di questo libro sono proprio invernali. Una storia poi ricca di avventure che mi ha ricordato in parte alcuni grandi classici per ragazzi, come La storia infinita, Le cronache di Narnia o anche Alice nel Paese delle Meraviglie. La piccola pecca è che sul finale ho trovato che accadesse tutto un po' troppo frettolosamente e banalmente, senza spiegare bene certe dinamiche. Avrei preferito un finale più articolato, ma comunque come libro per ragazzi è davvero carino e come età di lettura ottimale io consiglierei 10-12 anni. Il mio voto di gradimento è 3,5 stelline su 5. Poi ho letto un grandissimo classico per ragazzi, Mary Poppins di Pamela Lyndon Travers, edito Burr in questa deliziosa edizione Burr Natale, con una copertina bellissima e da collezione. Se come me avete visto il film di Mary Poppins, quello anni 60, tipo un migliaio di volte e lo avete amato, vi dico subito che da questo libro non vi dovete aspettare che trasmetta le stesse emozioni. E onestamente io non so neanche come abbia fatto la Disney a creare un film tanto bello sulla base di questa storia, che è sì carina ma ha i suoi limiti. Per me la delusione più grande in assoluto è stata la caratterizzazione del personaggio di Mary Poppins, la famosa bambinaia, che nel film è divertente e simpatica, ma che nel libro è capace soltanto di trasmettere maleducazione e alterigia. Ok, che erano altri tempi e che le bambinaie non erano pagate per vezzeggiare i bambini, ma per impartirgli un'educazione
ferrea, ma ci mancherebbe, io non volevo di certo un libro pieno di vezzeggiamenti. Questo ci può anche stare, però mai una volta, e dico una, che Mary Poppins si rivolga a qualcuno, ma non soltanto ai bambini, anche alle altre persone, in toni cortesi, ma anche in toni normali. Perché poi, citando proprio una frase all'interno del libro, Mary Poppins si dice che non perde tempo ad essere gentile, ma sembra che invece si impegni moltissimo ad essere meno gentile possibile, ma nonostante questo i bambini si affezionano tantissimo a lei e il motivo sembra essere perché con lei si vivono delle avventure stupende e ai bambini sembra bastare questo. Il libro poi non è strutturato come un romanzo vero e proprio, come mi aspettavo, ma è più una sequela di tanti racconti. Ognuno di essi racchiude un'avventura magica diversa e ognuno di essi è appunto racchiuso in un capitolo. E questo, secondo me, è un altro punto a sfavore del libro, perché non è la struttura narrativa che personalmente preferisco. Ma nonostante quelli che per me sono stati difetti, devo comunque ammettere che non è stata affatto una brutta lettura, perché le varie avventure che compongono i vari capitoli sono spesso simpatiche e poi sono molto fantasiose, dense di magia che si mischia al reale. Penso che come genere sia giusto definire questo libro, infatti, come realismo magico, ed è stata una lettura carina e divertente in definitiva. Una lettura anche piacevole, anche se a mio avviso non riesce a raggiungere neanche lontanamente la piacevolezza del film, e il mio gradimento è di 3 stelline su 5. E adesso graphic novel, e parto a parlarvi di In alto abbastanza di Lorenzo Ghetti, edito Coconino Press. Si tratta di una future fiction young adult in cui la protagonista è una ragazza che ha vinto tramite concorso scolastico la possibilità di soggiornare in un nuovo pianeta. Un pianeta che si prefigge di essere migliore rispetto al pianeta Terra. Un pianeta che esalta l'ecologia, la parità, l'etica, insomma, sembra un pianeta perfetto, con abitanti perfetti, ma poi in tutto vi è sempre un rovescio della medaglia e poi ovviamente la perfezione non esiste. Ne risulta quindi una storia molto efficace nello stabilire in maniera intelligente che la perfezione appunto non esiste e poi anche nell'indagare i desideri degli adolescenti, soprattutto sul loro futuro e anche il modo di relazionarsi tra loro. È una storia che proprio fa riflettere sulla ricerca di noi stessi e anche però sulle questioni etiche e sulla sostenibilità. E poi altra cosa importante è che le relazioni tra i personaggi in questo graphic novel sono rappresentate in maniera spontanea e credibile. Insomma, è stata una storia davvero molto carina, io l'ho letta tutta ad un fiato in una serata. E anche la parte grafica è splendida, con colori pastello molto armoniosi e disegni ben fatti e intuitivi. Una grafica semplice ma ottimale, perché nei graphic novel è importante che le scene risultino immediate e qui secondo me si raggiunge un buonissimo compromesso tra grafica e storia narrata. Io ne sono rimasta entusiasta e lo voto 4 stelline su 5. E infine ho letto L'incredibile famiglia a Penzel di Sébastien Pérez e Benjamin Lacombe, edito Rizzoli. Una storia che narra di famiglia e di diversità. Di immenso valore è già la dedica stupenda, proprio a inizio libro, ancora prima che inizi la storia, che dice alle nostre famiglie, a tutti coloro che in ogni epoca sono stati oppressi perché diversi, per le loro inclinazioni personali o le loro origini. E questo fa capire ancora prima di iniziare la lettura il messaggio che questa storia vuole trasmettere. Una storia narrata da uno degli ultimi membri della famiglia Penzel che ne ricostruisce l'albero genealogico tramite vecchie fotografie. E ne viene fuori davvero un ritratto particolare e simpatico, perché ogni componente della famiglia Penzel porta con sé un bagaglio genetico, diciamo, difettoso, tra virgolette, che gli ha permesso di sviluppare caratteristiche speciali ed insolite. La parte scritta è, ahimè, molto breve, però dal forte valore simbolico. Vuole insegnare a non temere le diversità, perché la vera mostruosità non riguarda mai l'aspetto estetico. E ovviamente, come per tutti i libri in cui Lacombe ci ha messo lo zampino, sono le illustrazioni il vero punto forte e il punto, diciamo, centrale del libro, perché sono immagini dallo stile deliziosamente dark gotico
e sono immagini proprio impossibili da non innamorarsene, ecco, sono immagini proprio stupende. Unica pecca, appunto, come vi accennavo prima, è proprio la brevità della parte scritta, tipo qua in questa pagina c'è, cioè questa parte, e mi sarebbe piaciuto molto saperne di più di questa famiglia. Mi sarebbe piaciuto addentrarmi maggiormente nella loro storia. La ricostruzione come albero genealogico o anche come book fotografico è assolutamente riuscita. È riuscitissima come impatto visivo, tuttavia risulta piuttosto didascalica per quanto riguarda il testo. E seppur le illustrazioni e il messaggio li abbia trovati a dir poco splendidi, il mio voto di gradimento è positivo, però non al top, 3,5 stelline su 5. E adesso avrà proprio terminato, qui di fianco sono riuscita a ricostruire la pila di libri che ho letto nell'ultimo mese e mezzo, tuttavia non alzerò la pila perché è davvero pesante. E spero che il mio wrap up vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiati, e il prossimo video che pubblicherò, spero presto, sarà il video delle migliori letture del 2021. A presto e alla prossima, ciao ciao!